Questo progetto ha tre caratteristiche fondamentali. Il primo è che guarda avanti, quindi non si focalizza sul passato, sul presente, ma guarda l'Umbria nel 2032, quindi tra 10 anni. E questo è fondamentale per portare avanti gli obiettivi. L'altro passaggio importante è che con oltre 80 interviste agli stakeholders umbri, abbiamo praticamente il documento è regionale, non è di Confindustria, abbiamo gli apicali della regione, della provincia, del comune, associazioni di categoria, enti datoriali, università, enti creditizie, parti sociali e naturalmente gli imprenditori che hanno collaborato a questo progetto e quindi è un progetto un pochino di tutti. L'altra caratteristica fondamentale è l'operatività. L'operatività che come Confindustria ci teniamo particolarmente molto e quindi è un documento che porterà avanti un programma operativo per raggiungere questi obiettivi che sarà poi fondamentale naturalmente rispettare come tempi per raggiungere il traguardo finale. Umbria 2032 è una proiezione nel futuro possibile di questo territorio e si è basata sull'analisi degli ultimi 10 anni di questo territorio dal punto di vista economico, sociale e infrastrutturale. Una visione strategica molto forte che mette al centro la dimensione industriale come volano di creazione di sostenibilità e di occupazione e dall'altro 18 proposte che sono state identificate nel capitale umano, nelle infrastrutture, nel sistema industriale. 18 proposte tempificate con degli obiettivi quantitativi e soprattutto delle risorse identificate. Sicuramente è un lavoro molto utile che deve essere valutato adeguatamente da tutti gli attori, ma credo che ci presenti anche tutte le opportunità che una regione come la nostra non può naturalmente non cogliere. Lo abbiamo dimostrato intercettando una serie di risorse importantissime per l'Umbria del PNRR che addirittura lo studio di Ambrosetti colloca nell'ordine di oltre 3 miliardi d'euro. Ci sono tutte le condizioni perché questa regione che è ripartita e lo dimostrano i dati del PIL, dell'export, dell'occupazione deve iniziare a correre. La Fondazione Perugia è fermamente convinta che servano alleanze tra i vari soggetti, sia privati che di enti di terzo settore e istituzioni per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio. In questo senso Fondazione Perugia crede fortemente proprio anche nel suo ruolo di cerniera tra questi enti, fornendo appunto quelle competenze che magari mancano al terzo settore per poter collaborare con gli enti e gli altri soggetti profit e lavorando in maniera sussidiaria, cioè andando a colmare quella parte appunto mancante che serve alla realizzazione di idee e di progetti. Per cui assolutamente la coprogettazione, la coprogrammazione deve rientrare nelle nostre prerogative istituzionali in maniera tale da poter convogliare risorse e competenze sui progetti vincenti che facciano raggiungere all'Umbria gli obiettivi di crescita e di sviluppo. L'apporto alla Fondazione può essere un apporto sicuramente propositivo, di grande consulenza, di supporto, cercando di mettere insieme un sistema di sviluppo che non guardi soltanto in un'ottica, diciamo, un po' superata soltanto all'industria, ma anche a tutto il territorio, a tutte quelle risorse che il territorio può dare e può contribuire per generare sviluppo. La Fondazione si può inserire come elemento catalizzatore di tutte quelle che sono le realtà produttive, le realtà di sviluppo, mettendo insieme ambiente, sostenibilità, industria, ma anche, diciamo, il nostro patrimonio artistico, culturale, storico e anche paesaggistico.